Buonasera Londra, oggi parliamo della fase di massa e di come mettere su muscolo. Dobbiamo partire subito da una terribile notizia. La maggior parte di voi probabilmente non è pronto per fare massa, ma deve prima dimagrire. Se non siete intorno al 10-12%, probabilmente non è conveniente cercare di mettere su muscolo, perché assieme a questo probabilmente aumenterete anche la massa adiposa. Perché questo avviene? Perché l'adipocita, a seconda delle sue dimensioni, produce più o meno adiponectina. Questo ormone permette al muscolo di migliorare la sua sensibilità insulinica. Così, quando mangeremo i macronutrienti, questi dovranno scegliere se andare o al muscolo o al tessuto grasso. Migliore sarà la sensibilità insulinica e più potrete nutrire la massa muscolare rimanendo magri. Al contrario, se l'adipocita è bello gonfio e ha tanti recettori, la fase di massa si trasformerà nella fase di ingrasso. Quindi, primo step, assicurarsi di essere intorno al 10-12% massimo. 13. Se ancora dovete dimagrire, andate a vedere il nostro video sulla ricomposizione corporea, che sono dei protocolli per perdere peso abbastanza rapidamente senza sacrificare troppo la massa magra. Una volta che abbiamo raggiunto la percentuale di grasso corporeo ottimale per nutrire il muscolo, purtroppo non è ancora venuto il momento di aumentare e avere un eccesso calorico, perché prima dobbiamo stabilizzare la nostra situazione lipidica e ormonale, altrimenti le cellule grasse che si sono appena svuotate, appena avranno un surplus energetico, subito si rigonfieranno. In fisiologia della nutrizione negli ultimi anni si sta facendo distinzione fra set point, il numero di cellule grasse che abbiamo geneticamente o fino a 10-12 anni, e il setting point, che è l'equilibrio lipidico e ormonale che noi riusciamo a stabilizzare nel tempo. Quanto tempo abbiamo bisogno per stabilizzare questa situazione dipende. Mediamente, se vogliamo rimanere bassi, ci vogliono almeno 1-3 settimane per ogni percentuale di grasso corporeo che abbiamo perso. Se eravamo al 15% e siamo scesi al 12%, abbiamo perso 3 punti percentuali, quindi ci vorranno dalle 3 alle 9 settimane come minimo per stabilizzare, per ritrovare un nuovo setting point e per poi poter fare la fase di massa. Buone notizie, mai! Supponiamo ora di aver portato a casa i primi 2 punti e finalmente decidiamo di mettere su muscolo. Quanto deve essere questo eccesso calorico? Poco, perché almeno che non siete nei primi 2 anni di palestra e avete possibilità di crescere molto, nei natural non parliamo di tantissimi chili in più di muscolo all'anno. In più, la massa muscolare da che cosa è composta? Principalmente da acqua, 80% da acqua, quindi sono soltanto al massimo 200 grammi di proteine. Quello che noi dobbiamo fare non è tanto di lavorare sull'eccesso calorico o proteico, ma sui segnali cellulari che attivano quei geni che permettono una maggior trascrizione per quanto riguarda le proteine contrattili. In media, durante la fase di massa, possiamo tenere un eccesso calorico di 300 calorie al giorno, 2100 a settimana. Possiamo scegliere se tenere 7 giorni su 7 questo eccesso calorico, oppure, visto che il corpo si adatta e ha uno stesso stimolo, risponde sempre con adattamenti decrescenti nel tempo, possiamo cercare di variare e quindi di fare alcuni giorni di ipercalorica magari accentuata e altri giorni di normo, addirittura di ipocalorica. In questo modo il corpo verrà affamato, le cellule muscolari riprenderanno l'affinità con il glucosio per poi sopportare meglio l'eccesso. Vedremo che comunque dopo 1, 2, 3 mesi di fase di massa, a seconda di quanto era accentuata, andremo verso un'insulinoresistenza, perché l'eccesso glucidico ed energetico porta i nostri recettori via via a desensibilizzarsi. Avremo così le pliche che aumentano, le circonferenze che aumentano e anche la glicemia. È arrivato durante il periodo di massa di fare dei mini periodi di cut che possono durare dalle 2 alle 4 settimane e torniamo in ipocalorica
questo ci permette di ritornare a sensibilizzare le cellule per poi riprendere a crescere. Tantissime persone, anche magre, ci scrivono dicendo: mangio 4000 calorie e non metto su muscolo. Questo è il tipico caso in cui conviene scendere, risensibilizzare la cellula muscolare per poi risalire. Per concludere, come me la devo giocare con i macronutrienti? Le proteine sono il macronutriente principale quando siamo in definizione, perché ci permettono di salvaguardare il muscolo, ma durante la fase di crescita sono i glucidi i fattori scatenanti nei natural. Le proteine rimarranno su 1,5 grammi, 2 grammi anche per chilo di massa magra in quelli che sono abbastanza magri, e di settimana in settimana aumenteremo dai 40 ai 100 grammi di glucidi durante tutta la settimana, quindi dovete ridistribuirle durante i giorni. Possono essere soltanto 2 o su più giorni, scegliete voi. Aumentando in modo graduale sarà più facile tenere sotto controllo le variazioni che avete, e se notate che state ingrassando eccessivamente, se vi state riempiendo d'acqua, è il caso di non aumentare più, addirittura di scendere un pochettino. Se invece i salti sono troppo grandi, non avete nessuno strumento per fare delle variazioni repentine prima che ingrassate. È vero che i grassi sono essenziali per avere una buona produzione ormonale, ma a seconda del soggetto possono bastare dal 15 al 25%. Se esagerate in un eccesso energetico troppo coi grassi, è molto più facile ingrassare, perché questi ultimi portano a peggiorare la sensibilità insulinica. La fase di crescita muscolare deve così rispettare un aumento dei parametri allenanti, che possono essere i carichi, le serie, le ripetizioni, il volume totale, accompagnato da un aumento della quota energetica e glucidica. Dovete imparare a incastrare questi due parametri. In questo modo le energie che introducete saranno consumate dal lavoro muscolare e andranno a indicare all'organismo di aumentare la sua sintesi. Ma il tutto questo, ancora una volta, ricordiamo, deve essere fatto da magri. Il gioco funziona molto meno da grassi. Insomma, se siete natural dovete avere pazienza. Le cose da fare in realtà non sono così tante, ma vanno rispettate. Messe in fila, fatte una alla volta nel tempo, ripetute, dopo anni possono portare a dei fisici che la gente dà del doppato, ma in realtà è il percorso alle spalle che ha portato al risultato.